sotto questo mantello posso nascondere qualsiasi cosa, ma io non sono cattivo, io sono Capitan Fenomeno. Capitan Fenomeno, secondo caso, Tino, seconda chiamata. Beh. Salgo e scendi, mi scendere, Tino, qua sto, guarda, Fenomeno qua. Supermercati, furti nei supermercati, rubano, mettono tutto dentro. Pantaloni, magliette, giubbotti, qualunque cosa. Ecco, c'è quando qua, vedete Giovanni non c'entra niente. E che fenomeno! Uvei. Bravo! Occhio aperto, occhio aperto, ti tengo d'occhio, so dove abiti. Colgo. So dove abiti. E questi signori, Tino, poi li rivendono addirittura in una zona poco distante da qua, a metà prezzo. Oh. Quando non vengono presi. Certo. Perché vengono presi. Pure. Spesso vengono presi. Oh. Salmone, parmigiano, liquori, tonno, scatolame vario, tutto ciò che può essere riciclato, che ha un minimo valore, Tino. Certo. Quindi tu non puoi essere rubato? No, assolutamente. Allora chiediamo, ci offriamo di proteggere i supermercati. No. Cos'era quell'inquadratura? No, così. Per perplessità? Dire. No, no, così. Ti aspetta fuori, mi vedrai. Ci non è fede te, allora. Allora, fenomeno perché arriviamo sempre in ritardo, questa è la verità. Sì, un fenomeno, solo un fenomeno, per questo Capitan Fenomeno. Ci hanno chiamati per sorvegliare i punti vendita dove la gente si appropria indebitamente di merce qualunque. Io sono Capitan Fenomeno, so che ne avete beccati diversi negli ultime settimane, è vero? Dato il cartello che avete messo. La prossima volta però chiamateci prima, non mi faccia fare il fenomeno, altrimenti arriviamo sempre in ritardo, mi raccomando. Rubano parecchio. Signora, cosa si sta mettendo nel marsupio? Mi faccia vedere, alzi le mani signora, alzi le mani, mani in alto. No, questa è una rapina, è un'altra cosa, non c'entra niente, io sono il buono, questo è Capitan Fenomeno. L'uomo che ha... L'uomo. Sventato i furti? Io? No. Mai fatto in furti? No, lei li ha fatti, li ha sventati. No, chi devi sventare? Non ha sventato. Sono un povero innocuo lavoratore italiano. Un povero innocuo? I lavoratori italiani non sono innocui, non glielo consento. Meno male. Oh, tu hai detto matto? Ha detto non rompete i coglioni, che significa non fare il fenomeno. Ma io lo posso fare, io sono Capitan Fenomeno. Che fa, ruba? Salve. Che fa, ruba? No, per fregneria no, soldi vorrei rubare. Però siamo arrivati in ritardo anche qua. Chi verrà scoperto ad appropriarsi in modo illecito di prodotti in questo punto vendita verrà immediatamente denunciato al più vicino comando dei carabinieri. T'avevo detto, Tino, andiamo un po' prima. Invece tu, come sempre, sei arrivato in ritardo. Io no. Ma mi perplime questa situazione. Rubi e vai poco distante, quindi pensa che furbizia. Vai poco distante a vendere a metà prezzo i prodotti che hai rubato. Un genio? No, Tino, non un genio. Un fenomeno. Capitan Fenomeno. Di Capitan Fenomeno ce n'è uno solo. Bravo. Occhi aperti. Secondo te per quale motivo hanno preso di mira questo supermercato? E tu come pensi a te? Io sono Capitan Fenomeno, ricordatelo. Truffone. Eh? Come mai secondo te? Non ce ne so, c'è il più facile, più grande? Più ma gli va male stavolta. Due volte li hai beccati, io ti ho visto. Due volte soltanto? Io ti ho visto. Il salmone. Mica solo due volte. Io ti ho visto il salmone. Questo è nazionale. Io so tutto. Senti un po', quanti li hai beccati recentemente? Quanti, ma più persone o sempre gli stessi? No, lo so, qua è perché ho saputo. Quindi... Non sono sempre gli stessi, sono più persone. Qualcuno è tossicodipendente, se li va a vendere nella zona a metà prezzo. È vero, eh? Bravissimo. Vedi che so tutto. Nessuno può nascondermi niente. Io sono Capitan, io sono Fenomeno. Io sono Capitan Fenomeno. Comunque se avete bisogno chiamatemi e vi prego di farlo prima. Non fatemi fare il fenomeno ad arrivare dopo, eh? Finché arrivi.
Comunque, se chiami prima, quando sai che probabilmente possono dire. Non è facile. Se vedi il tipo sospetto, chiamami 348-896-6969, arriva Capitan Fenomeno. Comunque ho visto, ci sai fare, amico mio. Quindi se gridi, non, cioè se noi ti chiamiamo. Come si dice? Ah, da chiama al telefono, non posso, non sono Superman, non sono Batman. Scusa, ma qualcuno ha mandato i video a questo punto. Io so tutto. Io non scendo dalle montagne. Tu sì. Non vieni dalle montagne, lo sto traducendo per gli amici di Milano che seguono Capitan Fenomeno. E come fai ad accorgerti che si sono imboscati nella zona pelvica diversi pacchi di salmone? In faccia, si legge. Lo vedi che stanno venendo qua per fotterti, è questa la verità. E prendono tutta roba di un certo valore, che possono andare a rivendersi al marciapiede nero che sta nella zona dove sta la banca, il supermercato. Ma qua non sfugge nessuno, non ti preoccupare. Qua non sfugge nessuno, lo so, io ho messo il seme del controllo dappertutto. Bravi, continuate a vigilare quando non ci sono io e continuate a farmi fare il fenomeno. Capitan Fenomeno, Tino, la seconda chiamata anche in questo caso ha avuto il suo effetto. Beh, un po' in ritardo siamo arrivati, non è che puoi dire che sono arrivato con settimane di ritardo, sono arrivato con un poco di ritardo, dai! Avessi voluto, avrei potuto portarmela via, ma io sono Capitan Fenomeno e sto dalla vostra parte, questa è tua, occhio, occhio, perché a chiuderli non ci vuole niente, aprili, Capitan Fenomeno, Tino. Andiamo alla prossima chiamata. Tino, ma cosa è successo?